Stavo facendo la prima clip che è crollato il telefono. I don't wanna love for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath a Christmas tree. Buongiorno, allora vi faccio vedere una cosa. A scuola sta entrando Babbo Natale. Eccolo, lo stanno aspettando tutti vicino alla porta. Forse se si vede sta pure Brian. Vabbè, sì, sta al di là della vetrata, sta facendo il giro. Vabbè, però scusa, da alcuni bambini ti sei fatto vedere. Già mio figlio è poco ingenuo. Io... Senza backstage, guardate come mi... Beh... Si è scassato il cavalletto, sarà un vlog ma un po' movimentato. Comunque io sto andando al lavoro, sto vedendo la terapista tra un po', quindi Brian l'ho portato più tardi. La portiera mi ha dato l'ennesimo regalo per Brian, cioè raga, non so quanti ve ne sono arrivati. Stanno arrivando ancora quelli del compleanno mischiati con quelli di Natale, cioè mi dite... La persona mi ha detto che devo aggiornare un attimo la lista Amazon a Brian. Appena c'ho tempo lo faccio. Vediamo questo di chi è, lo faccio vedere qui. Poi parecchi di voi, specialmente quelli dei compleanni, però quelli del mese scorso, li avete mandati senza firma. Giusto pensiero, auguroni, buon Natale, soprattutto per preservare la tua cervicale, perché anche tu ti stai facendo vecchia, ti voglio bene. Roberta. Chi Roberta? No, ma quella ha detto che io sono vecchia. Ho capito chi Roberta è. Le robe di Bob. No, adoro, è bellissimo, raga. Ma voi si stai dicendo che sono vecchia? Allora, lei praticamente sente sempre che io sto fuori a quel terrazzo. Aiuto! Era una trappola per ammazzarvi. Vado, raga. Che caldità. E chi sono io? Io pensavo fosse un regalo per Brian, invece è un regalo per me, io adoro. E lui mi scrivi privato, no, guarda che in realtà era per Brian, perché... Cioè, raga, io me lo tolgo, vado a lavorare così. Grazie Robby, amore mio. Io non ci posso credere. È saltata la terapia e sta saltando il dente, quindi ho dovuto prenotare urgentemente il dentista per... Io e Chiara abbiamo delle vite incrociate, perché dovete sapere che non è la prima volta. Vi ricordate quando lei si ruppe il dente? Aspettate, devo fare manovra qua, prendo la punta in pieno. Quando si ruppe il dente, io guardai il suo vlog. No, aspetta, non direttamente da lei. Ricordo di averlo guardato su Instagram, sto vlog del dente. Si ruppe il dente anche a me. Leggera carie, pulito e poi sistemato, ricostruito. Adesso un'altra volta. Allora, Chiara, cioè mettiamoci d'accordo. O siamo gemelle separate alla nascita. Vabbè, comunque questa è la cosa meno importante, che giovedì è risolvibile, vi porto con me. Ecco qui. Giovedì vi porto con me. La cosa che mi ha un po' fatta incazzare è il fatto che sia saltata la terapia, vabbè, per imprevisti, insomma, a scuola. Ho dovuto chiamare la terapista, ho detto, senti, non si fa niente più, io vado a prendere Brian e me lo porto a casa. Quindi, sembra la solita storia, un combattimento eterno. Babbo, io torno a lavorare perché ho dovuto prendere Brian appunto e portarlo a casa. Oddio. Oh, è vuota. Oddio. No, raga, non era ancora, non era un funerale, ma era un...
un vecchino che stava andando a un funerale, ecco. Mi sembrava irrispettoso firmare, non volendo, perché no, non volevo filmare un funerale, avere tagliato la clip. Mi sono fermata un attimo per vedere, che poi a certe cose ci tengo, cioè io voglio dire, mi fa passare, vado a lavorare, vaga, oggi non è giornata, oggi non è giornata, lo sto dicendo da stamattina, anzi da ieri mattina. Ecco, mi ha messo a ridere, va. Io ho ancora al collo il fascicolo, lo scaldacollo, mamma mia, che ignorante di merda. Che Claudio Castiglioni ha augurato che mi servisse per affogarmi, per nascondermi. Tu non hai capito con chi hai a che fare. Io sono l'immortale. Io sono l'immortale. Raga, quando sono tornata dal lavoro, sono tornata presto, quindi potevo andare a fare la spesa all'MD, alla Lidl, all'Eurospin, dove volevo. Avevo l'imbarazzo della scelta. Sapete quando, cioè, ci sono giorni in cui devi fare un sacco di cose e ci riesci a farle, giorni in cui le cose le puoi fare con calma e non le fai perché sei pigra. Questo è uno di quelli. Allora, io adesso devo andare a fare la spesa a piedi, perché mi rompo il cazzo quello di prendere una macchina, sinceramente. Il signore mi fa da ring light con i fari. Poi la prima cosa che devo fare, mi devo prendere un caffè. Non ne ho preso uno da stamattina. Uno di quelle giornate dove non c'ho voglia di fare. Sapete l'ansia prenatalizia, quella. Però poi mi sento la merda perché so che ho sciupato un giorno. Ma non per fare cose produttive, chissà. No, prendere Brian, andarmi a fare la passeggiata. Ma pure lui stava scocciato, tale madre e tale figlio, vabbè. Comunque, adesso vado a fare la spesa qui vicino, non mi allontano. Prendo qualcosa per arrangiare. Domani, se c'ho tempo, vado a fare le grandi spese, perché poi posso pensare di fare tutte le feste che tutti i giorni per mangiare devo scendere giù per comprare 5-6 euro, dico, mi cago il cazzo così. Io devo stare un attimo più organizzato, bello, ma mi fai avere il copyright. Giornata che era piatta è diventata bella impegnativa, cioè ho fatto 2 ore, credetemi, 2 ore, non ho lavorato, ho dato una mano, perché questo è il periodo che al bar io entro per un caffè e ne faccio 15.000 al minuto. Io non mi devo far vedere da quelle parti in questo periodo, cioè è meglio che dietro a quel bar ci vado direttamente dopo la Befana, perché così non, a parte che poi i clienti che ti riconoscono vogliono il caffè da te, quindi io mi trovo costretta a dare una mano. Mi piace, perché il periodo natalizio è quello che mi piace di più nel lavorare a contatto col pubblico. Lo dico sempre, io quando lavoravo al centro storico, quello che vi ho fatto vedere, avevo 20 anni, con la musica a palla, dove in determinato posto, se non erro ve l'ho fatto vedere nel vlog, Fiorenzano, io mettevo le canzoni antiche tipo Renzo Arbore e venivano gli attori. Non so se conoscete Casa Grande. Il padre, che è un grandissimo attore, mi disse: tu sei proprio perfetta per il teatro, cioè tu sei proprio la tipica napoletana che può stare in mezzo a teatro, cioè tu stai vendendo robe, saresti capace anche di vendermi il mattone e dire che è buonissimo, che è un calzone fritto, ma sei perfetta per questo lavoro, perfetta per queste zone. A me piace proprio stare a contatto con il pubblico, cioè come vi vedete qua così ero nel commercio, e così sono anche al bar. Quindi 2 ore, vi giuro, mi bruciano i piedi. Allora, dici, tu lavoravi 12-13 ore là dentro, adesso ti bruciano i piedi per 2 ore. Ma sarà che ho fatto l'età, tecnetà, non ce la faccio più. Comunque, mi prendo 2 minuti per dare gli auguri ad una, io non posso dire alla mia migliore amica, perché sono talmente fortunata, nonostante le persone cerchino di farmi il vuoto intorno, io sono talmente fortunata che non posso dire
la mia migliore amica. Una delle mie migliori amiche oggi compie gli anni. Non dirò gli anni perché è una signora, ma dimostra almeno, e questo lo dico, non ti sto pigliando per il culo, cioè veramente, dimostri almeno 10 anni in meno. Cioè io sembro tua madre, vergognati. Non posso dire quanti anni in più c'ha a me, però io sembro sua madre. Vabbè, comunque, auguri. Sono onorata di essere tua amica, anche perché questa è una di quelle persone che se sei amica sua devi essere per forza una brava persona, e questo mi inorgoglisce, perché è veramente, cioè, di una bontà, di una bellezza d'animo che è disarmante. Io più la conosco, oramai sono anni, ed era un utente, era una di voi. Io più la conosco e più penso che di non meritarla. Non è una sviolinata, io lo dico tutti i giorni. Io parecchi amici non li merito, perché non dedico loro il tempo che meritano, e perché se loro sono così, sono 10.000 spanne più di me. Auguri. Voi non capirete di chi sto parlando, perché io vi dico sempre che ho un sacco di amiche, ma è così. Cioè io sono sfortunata in amore, perché però sono fortunata in amicizia. Quindi auguri, un bacio, ci vediamo dopo. Ho comprato l'ennesimo pandoro. Io mangio una fetta ogni 2 o 3 giorni. Però raga, proprio sono passata, quando sono tornata dal bar, sono passata per la salumeria, ho visto quel pandoro lì, ho detto, no, ma ce la magna, ce la faccio più. Cioè proprio, Claudio vorrebbe che io mangiassi più frutta. Da gennaio mi impegno, ma adesso galletta e pandoro. Questi sono tutti i regalini, no, questo però dal McDonald's, tutti i regalini usciti dal calendario dell'avvento, quello che gli ha regalato Serena Williams. Cioè Brian impazzisce per queste cose, raga, proprio indovinato per lui. Poi gli squishy ce li ha in giro per casa, che gli piacciono un sacco, tipo questo. Questo qua. Questo è appena uscito, ci sta giocando ora, mi piace proprio un sacco. Stavo leggendo un attimo sul PC da Google il fatto che oggi sia il compleanno di Napoli, la città di Napoli. Sono quasi 2500 anni che esiste e io sono proprio fortunata di essere nata qua. Io mi sento proprio fortunata. Stavo leggendo la storia e stavo facendo un video su TikTok. A proposito, seguitemi sotto. Ci sono tutti i link per seguirmi. Sto pensando, poi da una cosa andiamo da un'altra. Sto pensando di togliermi Instagram per una serie di ragioni che qui non sto a dire, che non c'entra niente con YouTube, però anche per il fatto della memoria del cellulare, finché non c'è un cellulare nuovo non voglio troppe applicazioni, tra cui Instagram sto usando veramente poco. Adesso che sto bloggando, ci sto prendendo gusto a bloggare di nuovo, Instagram lo vedo un attimino inutile, anche perché sto usando moltissimo TikTok. E vi dico sinceramente, visto che da lì ci guadagno pure, preferisco usare più TikTok che Instagram. Ma proprio perché lì mi diverto di più, Instagram non mi diverte più. L'unica cosa che perderei è l'interazione con alcune utenti, però io con loro in privato ci sto parlando di questa mia decisione, loro già lo sanno e si scaricheranno TikTok, perché tra l'una e l'altra, cioè io vorrei tutte e due le applicazioni, se avessi un cellulare con più memoria, e non dovrei sempre togliere l'applicazione, rimetterla, togliere l'applicazione, rimetterla per problemi di editing dei video, terrei tutte e due. Però visto che devo scegliere, scelgo TikTok, dove ci guadagno, cioè, se no sarei scema. Quindi, vabbè, non ancora, ci devo pensare ancora. Io mi affeziono alle cose, per me tutti questi social sono un po' come figli miei, me li sono sudati tutti. Va bene, io vado a dormire,
Mi dispiace quando riprendo poco, ma se riprendo poco è perché ho avuto un sacco di cose da fare. Sotto Natale mi sa che è sempre così. Ci vediamo alla prossima domani. Oh, the light.